Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente anche in Italia è arrivato l'ECG, cioè è arrivata la funzione ECG per l'Apple Watch serie 4. A settembre, quando venne presentato, fu subito visto benissimo come prodotto, perché comunque c'è stato un netto miglioramento confronto alle versioni precedenti, ma soprattutto la funzione che veramente aveva fatto tanto parlare di sé di questo Apple Watch serie 4 era stata la funzione dell'elettrocardiogramma. Però purtroppo in Italia, o meglio in Europa e in tantissime altre nazioni, non era ancora disponibile. È stato disponibile dopo poco tempo in America, ma in Europa e in altre nazioni non era ancora arrivato. Adesso è disponibile anche in Italia e in altre nazioni europee con l'arrivo della versione 5.2 del iOS Watch. Cos'ha di particolare questo elettrocardiogramma? Che praticamente è in grado di rilevare la fibrillazione atriale. Ovviamente non sto io a spiegarvi cos'è, cioè ve l'andate a cercare, anche perché io non sono un medico, quindi è inutile che vi sto a spiegare cos'è la fibrillazione atriale. Comunque, questo cardiogramma che fa l'Apple Watch è in grado di rilevare questa fibrillazione atriale. Come funziona? Basta far partire l'applicazione e appoggiare il dito sulla corona per 30 secondi. Praticamente parte un countdown. Una volta che appoggiamo il dito, parte un countdown di 30 secondi e ci fa questo elettrocardiogramma che ci può andare a rilevare se abbiamo o meno la fibrillazione atriale. Ovviamente uno si domanda: ok, lo faccio, non ce l'ho, come faccio a sapere se l'Apple Watch funziona o meno? È vero che non è uno strumento medico, quindi non è che uno si debba basare per forza sull'Apple Watch, però da quello che si è capito è molto molto attendibile. Io ho la sfortuna di avere mio papà che ha la fibrillazione atriale cronica, però in questo caso è diventata, diciamo, una fortuna. Nel senso che ho avuto la possibilità di provare l'Apple Watch, quindi di vedere se una persona che ha la fibrillazione atriale gli viene segnalata, e a uno come me, che per adesso non ce l'ha, gli viene segnalata che non ce l'ha. Quindi ho avuto questa possibilità di vedere l'Apple Watch in azione, sapendo che quella persona veramente ce l'ha. Ho avuto la possibilità di avere un riscontro con Apple Watch e dire: sì, è vero, Apple Watch l'ha riconosciuta, quindi funziona l'ECG di Apple Watch. Quindi ragazzi, adesso senza perdere altro tempo vi faccio vedere la prova che ho fatto con mio papà e poi ci ritroviamo qua e ne riparliamo ancora prima di chiudere il video. Quindi adesso prova di ECG per fibrillazione atriale. Ok, adesso facciamo partire. Metti il dito qua. Ok, fibrillazione atriale. Adesso aspetta che lo provo io. Ok, l'ECG non ha rilevato sintomi di fibrillazione atriale. Ok ragazzi, eccoci ancora qua. Quindi avete visto che prima l'ha provato mio papà e gli ha dato la fibrillazione atriale. Mio papà c'ha la fibrillazione atriale perché c'è la cronica, quindi diciamo che se l'Apple Watch doveva per forza rilevarla. Se non l'avesse rilevata, vuol dire che l'Apple Watch non funzionava. Praticamente mio papà, tutte le volte che la prova, gliela trova sempre. Poi avete visto che l'ho provato io, che per adesso non ce l'ho, infatti non me l'ha rilevata. Quindi ragazzi, questo video era solo per dimostrare che questo ECG funziona, perché magari uno se lo prova però dice: come faccio a sapere se va veramente o no? Con questo video ci tenevo a farvi vedere che realmente l'ECG di Apple Watch funziona. Quindi ragazzi, se questo video prova di questo ECG di Apple Watch vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, iscrivetevi ovviamente a questo canale YouTube e ci vediamo ovviamente ragazzi nei prossimi video. Ciao!